Mentre la Procura indaga sulle cause dell'incidente, la più accreditata sembra una perdita di gasolio lasciato sull'asfalto, si registrano le reazioni. Ieri la segretaria del sindacato di polizia Daniela Mandanici ha detto che gli agenti della Polstrada lavorano senza apparecchiature radio e con telefonini che in galleria non hanno segnale e questo già da solo ci sembra un fatto gravissimo. Le vittime, Angelo Spadaro, agente della Polizia Stradale, 55 anni di Santa Teresa, il camionista Salvatore Caschetto, 42 anni di Modica e l'81enne di Povalino Rosa Biviera. L'ipotesi, il reato su cui indaga la Procura, omicidio colposo plurimo e intanto il consorzio Autostrade mette le mani avanti, sono in corso le indagini degli organi in cui Nonché degli uffici tecnici del Consorzio per verificare le cause del sinistro al fine di accertare le eventuali responsabilità sull'accaduto. La Direzione Generale ha nominato l'ingegnere Rino Torrisi quale proprio consulente tecnico di parte per collaborare con il consulente della Procura della Repubblica di Messina in ordine alla ricostruzione della dinamica dell'incidente. Dalla prima ricognizione sullo stato dei luoghi, dice il Consorzio Autostrade, non appare possano rilevarsi criticità strutturali del tratto stradale in questione né negligenze del concessionario. Con correlate al verificarsi dell'evento. Nei prossimi giorni, infatti, salvi i provvedimenti adottati dalla Procura, sarà cura del Consorzio, con affidamenti di somma urgenza, ripristinare le condizioni di percorribilità e di sicurezza. E poi il cordoglio per le vittime. Ma attenzione, Gaetano Sciacca, capo dell'Ispettorato del Lavoro, ex commissario del Consorzio Autostrade, dice qualcosa che dovrebbe far riflettere tutti, Procura compresa. Non deve essere la Polstrada, dice Sciacca, a dare assistenza agli automobilisti in panne o comunque in difficoltà, ma strutture appositamente create, addestrate e formate, che devono contribuire mezzi idonei continuamente vigilare dare aiuto e prestare soccorso ed essere prontamente disponibili in caso di emergenza e solo successivamente in supporto chiamare eventualmente se ne ricordano le condizioni la Polstrada specialmente nei tratti a rischio dove ci sono restringimenti di corsia o cambi di carreggiata o situazioni conosciute come rischiose va prevista una postazione fissa di pronto intervento atta a prestare soccorso con immediatezza e tempestività questo e solo questo va fatto nell'immediato, è necessario dice Gaetano Sciacca dotare queste importante rete infrastrutturale di personale adeguato e specializzato che continuamente deve vigilare e prestare assistenza continuativa, ripeto continuativa, dice Sciacca 24 ore su 24 a coloro i quali utenti utilizzano un bene per altro pagando in maniera salata tale utilizzo.